Con una batteria all'88% di ricarica abbiamo un giorno circa, un giorno e 12 ore di durata, con modalità di risparmio energetico 4 giorni e 5 ore. Se lo impostiamo in modalità solo orologio, arriviamo addirittura a 36 giorni e 20 ore, quindi immagino se lo utilizzassimo solo come un orologio con una ricarica completa, arriviamo a circa 40 giorni di autonomia completa. Andiamo a vedere alcune funzionalità in questo video relative alla gestione delle notifiche, l'installazione di app e altro ancora. Allora, dalla relativa app per telefono è possibile scegliere per quali app desideriamo ricevere le notifiche sull'orologio. Vediamo in questo esempio, riceviamo una notifica, è possibile vedere il testo, leggere il testo di una o più notifiche, vengono visualizzate correttamente anche le emoticons, gli smile, eccetera. Abbiamo diverse modalità di risposta, possiamo rispondere con comando vocale. Tutto bene, sto imparando ad utilizzare il nuovo smartwatch. La dettatura viene riconosciuta, direi, molto bene, anche con parole complesse. Possiamo in alternativa rispondere ad una notifica che ci arriva con delle emoticons. Vediamo, cerchiamone una. Ecco qui. Nelle impostazioni del telefono possiamo scegliere se ricevere solo una vibrazione sul telefono, un suono o entrambe. Io scelgo solo vibrazione. Non vengono gestiti però le altre tipologie di messaggi multimediali, per esempio un messaggio vocale, se ricevuto, viene visualizzato come messaggio vocale, ma non è possibile ascoltare un messaggio vocale di WhatsApp. Possiamo in questo caso rispondere con una risposta di quelle proposte, già pronte. Altra possibilità che abbiamo di rispondere ai messaggi è quella di andare direttamente a digitare del testo, un po' più noiosa, però abbiamo il caro vecchio T9 che ci viene proposto. Per esempio, digitiamo, ci vediamo, viene anche già proposto il testo possibile sopra, vado a digitarlo tutto, ci vediamo tutto dopo. E quindi in modo abbastanza veloce, comunque nonostante la tastiera sia piccola, si riesce anche a scrivere un testo direttamente da touchscreen. Altra tipologia di messaggi che possiamo ricevere sono messaggi con foto, apparirà l'iconcina della foto, ma la foto non viene visualizzata. Stessa cosa riguarda anche le GIF animate che non vengono visualizzate. Rispondiamo anche in questo caso con una risposta di quelle proposte in automatico. Andiamo a vedere un po' Bixby adesso. Quando è Natale quest'anno? Mercoledì 25 dicembre 2019. Chiama Emily Team. Chiamata adesso. Emily Team in corso. Invia messaggio ad Emily. Cosa scriviamo a Emily Team? Ora non posso venire, ci vediamo tra 2 ore. Perfetto, mandiamo questo messaggio? No. Ecco, quello che non possiamo fare è delle domande come un Google Assistant o Alexa. Qual è la capitale d'Italia? Questo non lo so ancora fare. 7812 diviso 37. Faccio in un lampo. Il risultato su per giù è 211,13351. Ricordami di chiamare Matteo alle 11. Memoria ora è al sicuro. Imposta sveglia alle 10:30. Abbiamo puntato la sveglia. Quali sono i promemoria per oggi? Eccolo.
Che previsioni del tempo ci sono per mercoledì prossimo? Parzialmente nuvoloso con temperature tra 13 gradi e 20 gradi. Andiamo a vedere adesso com'è possibile installare delle app direttamente da telefono. Installiamo quest'app per vedere YouTube, giusto per fare una prova. Non so in quanti troveranno utile avere un player di YouTube su smartwatch, su orologio, però tant'è che per fare una prova di installazione di un'app l'ho appena installato. Proviamo, lanciamo l'app e cerchiamo un video, anzi cerchiamo il mio canale. Vedete sempre tastiera T9 con cui possiamo comunque scrivere testo non previsto tenendo premuto a lungo. È abbastanza usabile nonostante molto piccola. Vediamo, proviamo a lanciare un video, vediamo se si vede e si sente anche l'audio. Partiamo quindi con un veloce packaging del pacchetto che è arrivato con questa cellophane attorno, non proprio perfettamente sigillato. Una cosa che mi sono chiesto a un certo punto utilizzando il telefono è come viene gestita l'elenco delle applicazioni aperte. C'è questa iconcina che vedete in alto a destra, cliccando vedete tutte le app aperte, potete anche chiuderle con un solo clic o passare da un'app all'altra di quelle attualmente in esecuzione. Diamo un'occhiata quindi al dettaglio della fattura di queste cuffiette che sembra molto... Vediamo quindi come procedere per la disinstallazione, molto intuitivo, tenere premuto a lungo, appare la meno per la disinstallazione, clicchiamo sopra e disinstalliamo l'app che abbiamo appena installato. Bene, le app preinstallate sono diverse, ma direi di non andare ulteriormente su queste. Vediamo la personalizzazione, famosa personalizzazione dei quadranti, che ci consente di scattare una foto per quanto riguarda il nostro outfit, il vestito di oggi. In questo caso io scatterò una foto a questo tappettino e ci verranno proposti dei colori di sfondo che sono in abbinata con il tipo di outfit, con il vestito che abbiamo scelto. In questo caso abbiamo questo colore rosso, ci vengono proposti questi possibili quadranti come abbinamento rispetto a questo tappettino. Basterà andare a selezionarli e cliccando vengono applicati direttamente sul telefono. Ecco il risultato. Navighiamo adesso un po' tra le impostazioni che abbiamo facendo lo swipe dall'alto verso il basso. Abbiamo una simpatica e utile modalità buonanotte. Per ciascuna di queste funzioni, quando si entra nel dettaglio, c'è una guida che spiega cosa fa. Nel caso della modalità buonanotte, è una modalità che serve per non essere disturbati mentre si dorme. Vengono disattivate le notifiche, l'orologio è sempre attivo, movimento di attivazione, quindi non si accende l'orologio mentre dormiamo, eccetera. Abbiamo altre modalità come la torcia. Utile, si va al bagno di notte, si ha l'orologio, si clicca sulla torcia e si accende con diverse intensità di luminosità. Abbiamo la modalità non disturbare che possiamo attivare velocemente per un'ora, due ore, tre ore. Abbiamo inoltre la modalità teatro, supponiamo di andare al cinema, immaginiamo una situazione di cinema, vogliamo spegnere l'orologio, tutte le notifiche vengono disattivate, sveglie, suoni di sistema vengono disattivati in questa modalità teatro che chiamiamo. Abbiamo anche il wifi con cui è possibile attivare la connessione con un wifi di casa o dell'ufficio, quindi non solo via bluetooth. Abbiamo una modalità di risparmio energetico che mette in scala di grigio il colore, disattiva il wifi, però mantiene attive le notifiche e le chiamate e fa aumentare notevolmente la durata della batteria del telefono. Possiamo queste iconcine andarle a personalizzare e quindi spostare in modo con un drag and drop veloce e quindi andare a posizionare sulla prima, seconda o terza schermata in funzione della frequenza di utilizzo che ne facciamo. Ecco, in questo esempio io ho messo nella prima schermata il trova telefono perché capita spesso di non sapere dove è il telefono e lo chiamiamo con l'orologio. Bene, direi che abbiamo visto abbastanza in questo video. Se volete ulteriori approfondimenti scrivetelo pure nei commenti. Ciao!